Abbiamo visto in anteprima Crash Team Rumble, il gioco multiplayer dedicato a Crash, Cortex e compagni in cui dovremo sfidarci per raccogliere tonnellate di frutti Wumpa. Scopriamo tutti i dettagli su questa colorata esperienza. Le radici di Crash Team Rumble affondano nel periodo di sviluppo del quarto capitolo. Mentre stavano lavorando al gioco, i ragazzi di Toys for Bob si sono guardati attorno in cerca di idee su come rinnovare e ampliare il mondo del marsupiale. Riscoprendo il passato del franchise, la software house si è imbattuta in racing e party game dalla vocazione multiplayer, che però non restituivano il feeling originario dell'IP. Con l'obiettivo di fondere l'anima platform tradizionale di Crash Bandicoot con una dimensione multigiocatore, lo studio ha ideato Crash Team Rumble, un gioco competitivo che vede contrapporsi due squadre composte da quattro sfidanti, anche in cross-platform. I creative director Lou Studdert e Dan Hill lo hanno definito un platform strategico multiplayer, sottolineando come il risultato finale sia innovativo. Nel roster troveremo personaggi iconici pronti a muoversi attraverso un'ampia varietà di mappe, differenti per estensione, level design e ambientazione. Ogni eroe avrà caratteristiche uniche, volte a favorire la cooperazione tra compagni di squadra e l'adozione di un approccio strategico al match. A completare il quadro, gli autori citano l'intenzione di ampliare il titolo tramite supporto post-lancio, comprensivo di battle pass stagionali. Ma partiamo dalle regole di base. L'obiettivo di ciascuna squadra è quello di accaparrarsi il maggior numero di frutti Wumpa nel minor tempo possibile. Ogni match richiederà di raccoglierne in quantità ben definite e la prima squadra a tagliare il traguardo si aggiudicherà la vittoria. Non mancheranno però tante variabili ad aggiungere pepe alle partite. Con il pieno controllo della telecamera si ha la possibilità di condurre Crash e compagni attraverso la mappa, a caccia dei frutti Wumpa disseminati nello scenario. Ottenuti dei frutti anche attraverso le immancabili casse, è però necessario metterli al sicuro. E a questo scopo ogni squadra dispone di una banca Wumpa, identificata chiaramente sulla mappa da una superficie circolare colorata. Raggiungere il deposito assegnato al proprio team non è però un compito semplice, perché ogni avversario ha la possibilità di interferire nelle operazioni di raccolta altrui. Gli scontri tra personaggi sono dunque ordinaria amministrazione nel titolo, ma non ne rappresentano l'unico focus principale. Sono infatti molteplici i fattori in grado di influenzare la partita, a cominciare da gruppi di 3 o 4 piccole basi circolari. Saltando sulla totalità di questi punti di interesse ravvicinati, i giocatori di ogni squadra possono aggiudicarsi uno speciale bonus che incrementa il numero di frutti Wumpa collezionati di una data percentuale. A seconda dell'estensione e della difficoltà di conquista, ogni area proporrà un boost differente. Ciascuna mappa di Crash Team Rumble ospita più zone di questo tipo, i cui vantaggi sono cumulabili e possono elargire bonus anche del 70%. Una scelta che mira a favorire un approccio strategico al gameplay da parte degli sfidanti. Nei piani di Toys for Bob, la rilevanza di queste aree dovrebbe renderle il fulcro di accesi scontri tra team avversari. Ad aggiungere ulteriore dinamismo all'azione ci pensano infine le reliquie. Accumulando questi collezionabili sparsi per la mappa, i giocatori possono recarsi presso le stazioni reliquie dove scambiare gli oggetti con dei bonus speciali. Ogni livello dispone di un proprio set unico di benefici, il cui costo varia a seconda del potenziale di impatto sulla partita. Ad esempio, abbiamo potuto osservare la trasformazione di Crash in un pallone da spiaggia, pronto a travolgere gli avversari. I compagni di squadra possono collaborare per accumulare le reliquie necessarie ad attivare una specifica stazione, dalla quale potranno poi sfruttare insieme i benefici. L'azione congiunta, in particolare, risulta essenziale per attivare le stazioni epiche, delle basi in grado di regalare bonus particolarmente potenti, ma solo previo il deposito di un grande numero di risorse. Ogni mappa ne possiede soltanto una, e tra gli effetti generati possiamo citare devastanti piogge di meteorite, l'attivazione di una seconda banca Wumpa o l'apparizione di UFO ostili nei cieli del gioco. Il sovrapporsi di queste tre dinamiche, raccolta dei frutti Wumpa, attivazione dei boost e utilizzo delle reliquie, sembra promettere un'esperienza di gioco notevolmente dinamica. La sua efficacia però dipenderà dalla qualità e dalla varietà del level design proposto dalle mappe, un aspetto a cui Toys for Bob sembra aver dedicato notevole attenzione.
Nel corso della presentazione ci sono stati mostrati i mari di Just Beach o le rocce a strapiombo di Calamity Canyon, dove i giocatori possono attivare pareti rocciose mobili per proteggere la propria banca o complicare il rientro al deposito per gli avversari. Presente all'appello anche Tiki Towers, uno scenario a tema giungla e rovine, in cui le stazioni reliquie possono tramutarsi in catapulte in grado di scagliare i personaggi attraverso l'intera mappa. Ogni ambientazione ci è parsa molto ben caratterizzata, sia sul fronte estetico che su quello del level design. Toys for Bob si è assicurata di includere elementi di verticalità in ogni area, con i punti di interesse collocati lungo sentieri legati al platforming. A prima vista le mappe sembrano avere delle dimensioni piuttosto contenute, ma per giudicare con efficacia il rapporto tra estensione, densità e varietà sarà necessario attendere una prova con mano. Su questo fronte, chi ha effettuato il preordine del gioco avrà accesso a una closed beta che si terrà dal 20 al 24 aprile. La sessione di prova includerà 3 arene e i personaggi di Crash Bandicoot Coco, Tona, Neocortex e Dingodile. A tal proposito, la scelta del proprio alter ego non è affatto secondaria nell'economia del gioco. Il roster è infatti suddiviso in 3 classi: Scorer, Booster e Blocker. Come facilmente intuibile dal nome, ciascuna categoria risulta specializzata nella raccolta di frutti Wumpa, nell'attivazione di bonus e nel blocco degli avversari. Si tratta tuttavia di una divisione in ruoli che potremmo definire soft. I protagonisti possono dedicarsi infatti alla totalità dei compiti, e Toys for Bob ha deciso di non limitare in alcun modo la composizione dei team, che potrebbero dunque essere formati anche da 4 Dingodile. La composizione strategica di una squadra, però, potrebbe incrementare le possibilità di vittoria. Per personalizzare il proprio stile di gioco, all'inizio di ogni match l'utente può assegnare al personaggio uno speciale superpotere. I vostri compagni di squadra hanno bisogno di recuperare un po' di energie? Basta evocare un frigo curatore. Se invece volete dare un contributo decisivo, potete optare per il Wumpa Stash, una sorta di serbatoio bonus di frutti. Apparendo dal nulla sulla testa del personaggio, l'oggetto lo tramuta immediatamente in un obiettivo per tutti gli avversari. Restando in vita per circa 30 secondi, però, ci si potranno aggiudicare 100 frutti Wumpa in omaggio. A corredo possiamo trovare anche l'evocazione di una guardia gasmoxiana, che provvederà a bloccare tutti gli attacchi diretti al nostro eroe. Ogni superpotere si ricarica automaticamente, e se il giocatore adempie con efficacia al proprio ruolo, allora la barra tenderà a colmarsi in maniera più rapida. Crash Team Rumble si presenta come un platform strategico multiplayer competitivo, una definizione che Toys for Bob ha coniato con fatica, dopo anni spesi con l'obiettivo di fondere la tradizione della serie di Crash Bandicoot con una ricetta fresca e innovativa dall'anima multigiocatore. Vista anche la closed beta in arrivo, torneremo a parlare del gioco, perché il concept ideato dal team di sviluppo ci ha certamente incuriosito.